Cari amici di Valdo TV, ben ritrovati. Oggi ci troviamo a Nate di Trichiana per raccontarvi di un incontro bellissimo, quello tra i ragazzi del Loco e i ragazzi dell'Istituto Lucatelli di Tolentino. Tolentino è un comune italiano della provincia di Macerata, nelle Marche, colpito dal terribile terremoto che ha scosso il centro Italia un anno fa. La terra continua a tremare, ma il motore della solidarietà si è acceso anche nel panorama delle Dolomiti bellunesi. Grazie infatti all'intervento di varie associazioni, capitanate dall'associazione Dolomiti Domani, nata nel 2011 per promuovere attività artistico-culturali, 16 ragazzi frequentanti la terza media dell'Istituto Lucatelli di Tolentino stanno godendo 7 giorni di quiete e svago lontani dalle difficoltà quotidiane causate dal terremoto. In compagnia di Edoardo e Justin, che ci racconteranno di questa bellissima esperienza. Justin, ho sentito che hai visitato il Brand dell'Art, la Val Canzoi, la birreria Pedavena, le tre cime di Lavaredo. Questa Belluno ti ha un po' sorpreso? Cosa ti è piaciuto di più? Le due cose che mi sono piaciute di più, io sinceramente, è stato il Bob, che era una cosa assurda, e poi le tre cime di Lavaredo, perché è stata la prima volta che sono andato sia in montagna sia ho viaggiato. Era un'emozione perché riuscivo a vedere tutto, una cosa che non avevo mai visto, nemmeno i miei genitori. E essere qua è praticamente come se mi venisse donato il mondo. È una cosa che non capita tutti i giorni, quindi vorrei tanto ringraziare coloro che mi hanno concesso questo viaggio. Quindi ti porterai a casa veramente anche qualcosa dentro al cuore di più, quindi sei felice di questa cosa? Certo, nel cuore mi porterò assolutamente quello che i volontari hanno fatto, quello che hanno dimostrato è l'umanità in sé che aiuta le persone in difficoltà. Quando ci si trova in difficoltà come queste, io lo posso dire per certo perché il terremoto ha scocciato casa mia, proprio l'ha fatto diventare inagibile. Quindi voglio semplicemente ringraziarli, hanno dimostrato tanto con questo gesto. Justin, mi stai facendo commuovere, perché vorrei anche sentire Edoardo. Avete visitato tante belle cose, avete fatto tante esperienze in questi giorni, ma raccontami un pochettino, cos'è per te l'accoglienza? Perché abbiamo sentito dei volontari che sono stati dalle tue parti a prestare soccorso e loro ci hanno detto la gente è molto accogliente. Com'è stata l'accoglienza qua per voi? Allora, l'accoglienza è stata veramente fantastica, cioè siamo arrivati subito tutti a farci gli applausi, a salutarci, cioè io un'accoglienza così non l'ho trovata da nessuna parte, cioè io ringrazio veramente tantissimo queste persone che hanno potuto farci fare questo viaggio, perché veramente ci hanno fatto scoprire questa regione che è veramente splendida e soprattutto ci hanno fatto capire diciamo, che dobbiamo essere un po' più umani nei confronti delle altre persone e dobbiamo prendere esempio da loro. E dimmi un pochettino, ora lo chiedo anche a te, cosa ti è piaciuto più di tutto di questa nostra regione? Hai detto la bellissima regione. Soprattutto il Brand dell'Art, che poi ci hanno pure detto che in inverno si ghiaccia e diventa una specie di condotto dove ci mettono delle opere d'arte. E poi anche il fatto che siamo circondati completamente da delle montagne, a me la montagna piace veramente molto. E allora noi ti invitiamo a venire anche questo inverno, dai, che così lo vedi anche ghiacciato. Assolutamente. Tra i 10 volontari bellunesi della Protezione Civile che si sono recati a Tolentino dopo il disastro del terremoto, anche il signor Sergio. Sergio, ci vuole raccontare un pochettino della sua esperienza? Diciamo che all'inizio è sempre una cosa terribile quando entri su quell'ambiente lì, perché ti fa un senso di... Non so cosa dirti, perché veramente... Comunque noi siamo stati lì, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare e che ci indicavano di fare e siamo rimasti stravolti dalla compostezza proprio della gente. Lì. Oggi l'umanità è stata restituita anche nel senso che oggi i tolentinesi, ho detto giusto, tolentinesi, li accogliamo qua a casa Belluno. E cosa ha da dire di questa esperienza? Guarda, questo qua è stata una cosa che mi ha fatto molto piacere, perché è stata una cosa che abbiamo iniziato a pensarci ancora l'anno scorso,
a Natale abbiamo fatto le prime cose per raccogliere dei soldi e dopo alla fine è venuta fuori tutta questa cosa che era impensata e con questo insomma è stata una cosa che veramente è fuori dal nostro, troppo bella e troppo, guarda, è un grande orgoglio per noi. E riempie il cuore di gioia. Certo che sì, perché veramente, guarda, posso ancora commuovermi. Siamo in compagnia di Alice Giada e di Danilo Zanin, una persona che ha fatto tanto anche per queste ragazze e per gli altri ragazzi, è vicepresidente del gruppo Alpini di Santa Giustina e dell'associazione Dolomiti Domani. Dolomiti Domani, ma Dolomiti Oggi. Tante sono le cose belle che voi state realizzando, anche in collaborazione con altre associazioni, in particolare questa vacanza, questi 7 giorni di relax per questi ragazzi. Vuoi raccontarci qualcosa di più? Da dove è nato questo progetto? Sì, il progetto è nato dall'idea della dottoressa Daniela Carniel, che mi ha contattato dicendo che aveva avuto questa illuminazione di portare dei ragazzi delle zone terremotate per fare una vacanza nella nostra bella Valbelluna. E ho sposato subito questo progetto, coinvolgendo appunto le associazioni sia Dolomiti Domani, che è un'associazione culturale, sia il nostro gruppo Alpini, i Carabinieri in congedo di Santa Giustina e la Protezione Civile. E siamo partiti a organizzare il tutto più o meno un mese e mezzo fa, e con questo è doveroso un ringraziamento a tutti chi ci ha dato una mano per sostenere il progetto, perché economicamente, ma anche con dei prodotti locali che abbiamo fatto assaggiare a questi nostri piccoli amici. E così siamo partiti anche un po', diciamo, inconsciamente su quello che andavamo incontro. Però man mano che l'impegno si faceva più duro, ci dava la forza per andare avanti, e finché siamo riusciti a far arrivare i nostri 16 ospiti qui in Valbelluna. Allora andiamo a sentirli questi ospiti. Ha detto che avete assaggiato il territorio bellunese. Cosa avete assaggiato? Allora, abbiamo assaggiato innanzitutto il formaggio fatto sulla piastra, poi abbiamo assaggiato dei biscotti con all'interno il cioccolato. E ditemi, vi è piaciuta la polenta? Dimmi tu! Sì, la nostra non è proprio uguale, però cioè a me dalla parte mia non mi piace tanto, però questa qua mi piace molto. Perché questo è anche il sapore del bene, della solidarietà. Ah, Danilo? Beh, certo, abbiamo fatto il possibile perché loro passassero una vacanza con noi la più rilassante possibile. In più li abbiamo fatto visitare diverse zone della nostra Valbelluna. Sono stati a Cortina, sono stati a vedere il castello di Zumelle, i Brenta dell'Art, sono stati in Val Canzoi, e dopo oggi hanno visitato Feltre, sono stati a visitare un po' Feltre, musei, la birreria Pedavena, e poi alla sera c'era questo momento conviviale dove cenavamo tutti assieme, dove c'era qualche scherzetto e poi qualche gioco. Siamo in compagnia delle professoresse di questi ragazzi. Che soddisfazione è portare questi ragazzi con un cuore così immenso. Hanno fatto dei bellissimi discorsi. E com'è stata la vostra esperienza nel bellunese? Parto da Milena. Allora, è stata un'esperienza importante per noi e nuova per i ragazzi, per la scuola, perché noi per esempio non siamo mai usciti una settimana intera, e poi è una vacanza particolare perché siamo sempre stati in contatto con i volontari e con le associazioni, ed è una cosa unica. Abbiamo sentito proprio il contatto della gente, abbiamo mangiato i vostri cibi e abbiamo passato delle serate insieme a voi. Qual è stata la cosa che più vi ha colpito anche a voi del bellunese? Innanzitutto abbiamo apprezzato la bellezza delle vostre montagne, il verde, i paesaggi che noi soprattutto in estate non possiamo apprezzare per il caldo e la siccità di questi ultimi anni.
insieme a questo abbiamo apprezzato proprio il valore che i volontari e la gente di qui dà al proprio territorio, cioè la voglia di valorizzare, di far conoscere proprio le bellezze in cui vivono. E credo che i ragazzi abbiano proprio imparato anche quanto è bello condividere la propria realtà con altre persone, magari che vivono esperienze diverse, che hanno vissuto come loro anche dei momenti difficili e che però appunto hanno avuto l'occasione di vivere un bel momento di svago, di piacere e di condivisione appunto. Ruggero Fardinelli, presidente dell'Associazione dei Carabinieri di Santa Giustina. Qual è stato il vostro ruolo all'interno di questo progetto? Il nostro ruolo nel progetto è stato quello di accompagnare i ragazzi nelle varie gite che sono state fatte. Inoltre abbiamo preparato una cena assieme a altri colleghi nostri, mia moglie, la moglie di un altro collega e altri due volontari. Ecco, la sua esperienza personale, come li ha trovati questi ragazzi? Ce li descriva. Questi ragazzi qua sono stati molto contenti della vacanza che le abbiamo offerto, assieme ovviamente con tutti quanti le associazioni, gli alpini, Protezione Civile, Dormiti Romani. Sì, sono stati veramente contenti. Anche oggi siamo andati in quello di Feltre, a Carlo Rizzarda, della mostra del ferro battuto. Sono stati molto, molto felici di vedere tutte le opere che erano esposte così. Allora, volevo solo ringraziare tutte le associazioni che hanno partecipato all'evento, perché se non ci sono le associazioni di volontariato che comunque devono collaborare, perché se non c'è collaborazione tra le associazioni queste cose qua non funzionano. È stata una bella esperienza e è un'esperienza da ripetere. Però bisogna ringraziare anche l'amministrazione di Santa Giustina, quella di Mel e quella di Trecchiana in principal modo, che hanno dato la possibilità di ospitare tutti questi ragazzi qua. Io ringrazio tutti e alla prossima. Jessica e Stefano, che ci rappresentano il gruppo Nate, vogliamo raccontare anche un pochettino il backstage di questo evento. Jessica. Beh, noi siamo stati contattati dal sindaco ancora prima che arrivassero i ragazzi, appunto perché abitiamo qui nel paese, questa era la vecchia scuola elementare del paese, e ci ha chiesto appunto di abbellire per dare un benvenuto, fargli sentire il calore del paese a questi ragazzi. E noi abbiamo accolto l'invito subito, fatti nastri, striscioni, abbiamo fatto tutto il possibile e adesso appunto gli stiamo preparando la cena, che questa è l'ultima serata che passeranno qui. Speriamo sia una cena dell'arrivederci appunto a un prossimo anno o nei prossimi anni. Qual è quella cosa che più di tutte ti rimarrà di questa esperienza? Vedere l'entusiasmo che avevano nel vedere un posto nuovo e anche sentirgli dire: mi sono divertito tanto, spero di tornare. È stato bello, che vuol dire che si sono sentiti a casa. Ma allora vi siete divertiti con i vostri nuovi amici? A cosa avete giocato? Beh, a calcio, poi... Beh, a calcio e basta. Solo a calcio? Sì. Ma vi siete divertiti? Un po'. Come un po'? Non sono tanto simpatici, ma cosa dici? No, perché per sbaglio uno mi ha tirato una sballonata nel collo. Ecco perché non si è divertito. Siamo in compagnia del sindaco di Trecchiana, Fiorenza da Canal. Signora Fiorenza, qual è l'orgoglio per un territorio come quello di Trecchiana di ospitare questi splendidi ragazzi? Ospitare questi splendidi ragazzi è veramente una cosa eccezionale per noi. Io ringrazio tutte quelle persone, i volontari che hanno comunque dato la possibilità a noi come amministrazione di Trecchiana di averli ospiti. Abbiamo avuto l'onore e il piacere di averli ospiti in questa struttura, che era una scuola di elementare, quindi una scuola di bambini, e veramente averla ritrovata così colorata e piena di vita è stata per me una cosa straordinaria. Ci hanno detto che questa è una cena dell'arrivederci. Assolutamente sì, questa è una cena dell'arrivederci. Noi abbiamo già invitato gli insegnanti,
e gli abbiamo chiesto di ritornare il prossimo anno assolutamente con questi bambini o con altri bambini. Questa è una casa, è un ostello, è aperta a tutti, ma soprattutto noi amministratori appunto avremo un grandissimo piacere che la cosa non si interrompesse qui, ma che assolutamente si proceda ancora, che il prossimo anno si possano ancora avere ospiti. Per noi le porte sono aperte, assolutamente. Da Nate di Trichiana, raccontando una bellissima esperienza, ancora una volta cosa succede quando si accende il motore della solidarietà. Un saluto a tutti! Ciao!